SOS Arezzo TV, buona serata Beppe Marconi. Buonasera. Allora, Fabio. Visto che vedete che stasera torniamo a parlare di rifiuti, dobbiamo dire che per la seconda settimana consecutiva, da una nostra segnalazione, è stato risolto un problema. Perché lunedì scorso tu non c'eri con ormai quello che io ho nominato Vice Marconi, il buon Fausto Broggi, che salutiamo. Abbiamo sollevato il problema, che non era un grande problema di per sé, ma era l'emblema, cioè un materasso in una strada di Arezzo, una strada che si collega con Via Romana, un materasso lasciato lì per 11 giorni, nessuno interviene, passano una volta a prendere la carta, una volta a prendere la plastica, perché sai che di servizio non deve raccogliere i rifiuti, questo prevede, cioè i carichi extra sono pagati. A parte, c'è un servizio che il comune lo deve chiedere ed è pagato a parte, cioè pagato da tutti noi. E quindi chi prende la carta prende quello, e nessuno prendeva questo materasso, è rimasto lì per 11 giorni, abbiamo fatto la puntata di SOS Arezzo TV, tempo qualche ora, il giorno dopo, e qualcuno l'ha preso, questo ci fa piacere, sento segno che a qualche cosa serviamo. Qui siamo in questa stradina che da Ponte a Chiani si collega a, già mi sono dimenticato, a Ponte alla Nave. Ponte alla Nave. Siamo quasi a Ponte alla Siamo Nave. Quasi a Ponte alla Nave, e dove è stato nelle fatto scorse, un bel lavoro. Nelle scorse settimane sono stati ripuliti gli argini. Hanno lasciato, ovviamente chi ha ripulito ha lasciato qui questi rifiuti, e penso li ha accatastati qui perché qualcuno, esatto, poi venga a portarseli via. Qualcuno? Qualcuno se la porta via, non lo so, se l'AISA non li porta via. Non c'è più l'AISA che fa questo servizio. Se la SEI non fa più questo servizio, allora sicuramente sarà la cooperativa che è addetta al servizio degli ingombranti a dover portare via tutto questo sudiciume. Scegli tutto. Sì, abbiamo un bidet. Ma io non capisco cosa. Questo signore qui, che salutiamo, che ha buttato questo Polaris, questo suggeratore, sì, cosa gli costava andare a conferirlo dove lo doveva conferire? Questo l'ha buttato invece che inquinare qui, nel fiume, senza farsi vedere, butta nel fiume tutta questa roba. Perché non vengono conferiti? Ci sono le isole ecologiche per questo. Non paghi niente, non ho capito perché la devi buttare qui e inquinare tutta questa zona. E questo signore non è l'unico, perché o ha fatto un trasloco solo lui, ma no, guarda le televisioni che ci sono. Abbiamo preso un esempio di questo signore. Sì. Poi tutti gli altri, guarda, abbiamo tutte le marche, Sony, Samsung, facciamo pubblicità. Abbiamo, veramente c'è di tutto. Non ho capito perché tu non se lo devono buttare, dove lo devono buttare? Ma perché la buttano a casa sua a vedere cosa dicono? È inconcepibile. Ci sono dei servizi veramente fatti bene. Non c'è, quindi se la sono caricata per portarla anche qui. Anche faticoso. Quindi potevano portarla direttamente dove essere conferita. Se non c'avevano dove caricarla, potevano sicuramente chiamare l'impresa che nel giro di qualche giorno arriva a casa e ti porta via tutto. Non ho capito perché si deve fare questo. Ma pneumatici. È veramente vergognoso. Questo è un contenitore di un trattore per dare gli anticrittocamici. Sicuramente, sì, no, qui petrolio non c'era. Sicuramente per gli anticrittocamici, che gli si è spaccato e l'ha buttato qui. O l'ha buttato giù per il fiume, non so. Anzi, per il canale. Non è un fiume, sì. E vedi? Fatto un bel lavoro, sì, pulitura, anche perché quando piove almeno, esatto, si evita. Esatto. Pensa quanta roba hanno trovato, insomma. Però adesso la chiana può scorrere tranquillamente nel soletto, e se viene qualche piena non c'è più il pericolo che gli alberi vengano abbattuti dalla piena, quindi vadano a ostruire poi il letto, capito? Quindi è stato fatto un bel lavoro. Però è stato fatto anche un bel lavoro, sinceramente, di ripulitura, perché tutti i volontari che l'hanno fatto i volontari, questo. Chi l'ha fatto? No, non lo so, non credo i volontari però abbiano. Penso di sì. Ha fatto un bel lavoro, quindi. Chi per esso? Ripuliamo ormai questo ambiente, visto quello che è stato fatto. Sono qualche settimana che sono. Quindi togliamoli, perché effettivamente. Va bene che sia una zona è veramente isolata, di campagna, però sicuramente va a finire che qui il vento, l'intemperie li riportano giù nell'alveo del fiume, quindi portiamoli via. E speriamo, insomma, che purtroppo il trasporto dei rifiuti, il conferimento
ecco, cioè è molto più comodo andare nell'isola ecologica che venire qui e buttarlo nel canale un rifiuto. Non so perché il razionale, o la gente non lo sa, io non lo so come mai. Lo so, come quelli che devono buttare la spazzatura nel bidone, che la tirano da lontano, la lanciano e la buttano per terra. Purtroppo c'è una sciatteria diffusa da una parte e dall'altra, come dicevamo lunedì, con questa serie di servizi che sono sempre più lontani, sono diminuiti e non si sa più chi deve fare cosa. Però io l'altro giorno, passando ad esempio, passeggiando per Camuscia, ho rivisto dopo tanto gli spazzini. Ah, ho visto. Anche per Arezzo, se tu ci mangi, sì, vedi qualcuno, spazzini. Sì. Corsi Italia, zona limitrofe. Sì, dopo non in altre zone. Non per l'Atlantico Indicatore. L'Atlantico Indicatore non li ho visti da un po'. Ci vediamo domani. Ciao.